Buongiorno a tutti voi, è un grande privilegio per me poter intervenire in un convegno promosso dalla WISP perché, come dico spessissimo, WISP già nel suo acronimo racchiude un messaggio politico per me molto forte, questo sport per tutti, questo principio di essere per tutti di grandissima equità che è un po' la chiave anche del benessere ed è questo uno degli obiettivi che anche io mi sono posto diventando sindaco ormai 8 anni fa, è stato proprio quello, la consapevolezza che o il benessere c'è per tutti, anche proprio per quelli che sono alla base della piramide, oppure di fatto non c'è per nessuno. Anche le ultime ricerche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dimostrano come nelle situazioni dove ci sono degli squilibri, poi alla fine anche gli stessi privilegiati, anche gli stessi percentili più alti della popolazione, poi hanno delle caratteristiche di salute peggiori rispetto a quelle di cittadini che si trovano invece in società più eque. Quindi questo obiettivo di poter raggiungere tutti in una società come la nostra, che invece anche a causa della recessione economica sta diventando sempre più squilibrata, per me appunto è un grande messaggio. Quindi poter intervenire qui oggi è di grande soddisfazione. Mi dispiace di non poter intervenire fisicamente, però appunto anche attraverso il mezzo digitale penso di poter beneficiare dell'essere in qualche modo con voi. La città di Udine è da 20 anni impegnata in quello che è il grande progetto Città Sane o Healthy Cities dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una rete che promuove la salute intesa proprio secondo quella che era la definizione di Alma Ata degli anni 80, cioè benessere, salute non intesa appunto come assenza di malattia, ma come benessere sia fisico sia mentale, ma anche relazionale. E abbiamo sviluppato in questi anni tantissime iniziative che hanno promosso la salute e il benessere in una forma anche integrata. Un'altra delle caratteristiche, cioè altre due importanti caratteristiche demografiche dell'epoca contemporanea sono, da un lato, che abbiamo un'aspettativa di vita molto, molto alta, abbiamo non soltanto anziani, la cosiddetta terza età, dai 65 agli 85, ma abbiamo anche tantissimi grandi anziani, addirittura si parla di una quarta età. E dunque è importante anche immaginare di fare attività che promuovono la salute, che sono intergenerazionali. Oggi una persona che ha 65 anni si trova a doversi occupare dei nipotini e anche dei genitori. Mai prima, forse, nella storia dell'umanità avevamo queste filiere di 4 generazioni. Ecco, quando parliamo di sport per tutti, attività fisica per tutti o salute per tutti, dobbiamo tenere presente proprio questa sorta di 4 livelli che sono ormai presenti. E poi appunto l'altro aspetto sulla caratteristica demografica, oltre appunto l'invecchiamento, è proprio quello che molte dei nostri cittadini vivono in modo isolato e quindi soprattutto quando si cerca di promuovere un stile di vita sani per gli anziani, l'obiettivo del contrasto alla solitudine è uno degli obiettivi primari. Uno dei progetti che io ho trovato più efficace in questi progetti Città Sane, proprio perché coprono tutto questo spettro, è un progetto che si chiama Andare a Scuola a Piedi o Pedibus, come lo chiamiamo noi. E vi dirò perché. Pedibus aiuta, diciamo, i ragazzi, i bambini ad andare, soprattutto quelli delle elementari, ad andare a scuola a piedi, guidati, no, facendo una sorta appunto così di trenino, di gruppo, guidati da accompagnatori che possono essere o i famosi nonni vigile o altri cittadini che sono disposti ad accompagnare questi bambini. Questo qui è un programma utile per i bambini che così arrivano a scuola più svegli, è un programma utile all'integrazione intergenerazionale perché appunto sono presenti sia le persone anziane che i bambini, è un programma di salute intesa come attività fisica perché alla fine si cammina,
ci si relaziona e quindi ha un aspetto relazionale, ma noi siamo riusciti anche ad agganciare quello che è una riprogettazione urbanistica della città, perché molto spesso quando la si vive da pedone la città, o da qualcuno che vuole, diciamo, muoversi anche non soltanto attraverso il veicolo privato, attraverso un mezzo pubblico, ecco che la città non è necessariamente accogliente. Quindi abbiamo usato proprio i gruppi di cammino, cioè i gruppi di pedibus, che i gruppi di cammino sono un'altra cosa, i gruppi di pedibus come dei focus group per poter discutere insieme in modo partecipativo dei miglioramenti di messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola. E quindi questo è un progetto che, partendo da un'esigenza anche molto elementare, quello di andare a scuola a piedi, che permette appunto di ridurre notevolmente il traffico, uno ha un'azione che è positiva su tutto uno spettro di attività e ci aiuta anche a progettare meglio una città. Un altro esempio molto utile, sempre sul cammino, è un progetto, questo più rivolto verso gli anziani, che è un progetto che parla di gruppi di cammino, appunto come mi ero confuso prima, no? I gruppi di cammino sono di nuovo dei momenti di ritrovo per fare con gli anziani dell'attività fisica dolce, perché appunto si cammina nei parchi e ogni tanto ci si ferma e si fa qualche esercizio estremamente dolce, ma soprattutto sono delle occasioni di incontro. E noi abbiamo abbinato a questo programma un altro programma che prevede proprio l'incontro da parte di operatori, in questo caso proprio con la WISP, della WISP, che ci fanno sette, otto sessioni a casa di un anziano che ci sta, certamente per fargli da personal trainer dal punto di vista dell'attività fisica a casa, ma soprattutto con l'obiettivo di convincerlo a entrare in un gruppo di cammino. Ecco che quindi qui si utilizza l'attività fisica, il benessere, diciamo, fisico che ne deriva, come un veicolo anche per condurre a un benessere relazionale. Un altro programma piuttosto importante è quello del contrasto alle demenze, di tutto quello che si può fare per combattere appunto questo oggettivo problema che emerge anche con l'innalzamento dell'età media della popolazione. Questi sono programmi molto articolati che noi facciamo in tutte le circoscrizioni, che prevedono tantissimi moduli, anche qui tantissime proposte che possono andare dalla mindfulness e quindi, diciamo, un'attività fisica volta soprattutto a ridurre l'ansia. Oggi viviamo in un'epoca che probabilmente è una tra le più felici della storia dell'umanità sotto tanti aspetti, ma dove ci sono tantissimi imprenditori di paura e di ansia che spaventano la nostra popolazione. Quindi cercare invece di spiegare come la complessità della modernità si può anche leggere in una chiave non necessariamente di paura è già, diciamo, un obiettivo. Però appunto questi programmi di contrasto alle demenze si basano molto anche proprio sul gioco. Io sono tra l'altro anche presidente di Giona, che è l'associazione delle municipalità che promuovono il gioco come fattore aggregante, quindi promuovono ludoteche, ludobus pubblici, e anche per gli anziani si è visto proprio come la dimensione ludica, in situazioni dove può già esserci qualche tipo di fragilità di tipo cognitivo, di tipo fisico, ecco che nel gioco le limitazioni tra aspetti fisici, psicofisici, cognitivi, vengono spesso compensate l'una con l'altra o addirittura compensate dal punto di vista emotivo. Ebbene, quindi questi sono tre esempi di attività tutte, direi, di promozione di salute che si possono fare molto facilmente in qualunque città, che noi abbiamo realizzato anche grazie proprio alla disponibilità della WISP, proprio in questo senso credo che siano dei modelli facilmente replicabili e soprattutto realizzabili, come dice la parola stessa, per tutti, perché poi alla fine un gruppo di cammino si può fare, è aperto a tutti, dei programmi per il contrasto
accesso appunto alla demenza, di nuovo sono aperti per tutti, e anche andare a scuola a piedi, qualcosa che si può fare in tutte le scuole pubbliche della città. Io so che il tempo non è molto, quindi a questo punto vi ringrazio molto per l'invito, leggerò con molta attenzione anche a quello che saranno i risultati del vostro convegno e vi auguro un proficuo convegno.